Oggi vi facciamo vedere come si arriva a realizzare un'opera del genere, partendo dalla gessatura. Come sapete lavoriamo riprendendo le tecniche proprio del 400, quello che facevano gli artisti nelle botteghe d'arte, lo rifacciamo oggi. È stato un lavoro molto, molto lungo, dura da 30 anni e ancora va avanti. E quello che vedete adesso è un impasto fatto con gesso di Bologna e colla di coniglio. Ciò significa che parliamo di materiale naturale, che è un mix che permette di isolare la tela da agenti corrosivi che magari sono nei colori. In più il gesso che noi prepariamo aiuta a far scorrere meglio il pennello sulla tela. Viene fatto tutto a bagnomaria. Ecco, si prepara questo composto che poi viene diciamo dato a caldo, e addirittura se viene fatto un po' raffreddare si solidifica e serve anche da stucco. Quindi noi facciamo tutto con materiali naturali. Questo significa che nel tempo un'opera dura quanto un'opera che vedete appesa nelle sale di un museo. Ecco, fatta questa operazione, ci spostiamo nel laboratorio proprio di gessatura. Adesso, come vedete, un operatore sta tagliando la tela. È una tela semi lavorata a mano, minimo 280 grammi a metro quadro. Ciò significa che, essendo controllata da un telaio e fatta da operatori umani su un telaio di quelli dell'Ottocento, per capirci, ci sono delle tramature che sono irregolari, ma allo stesso tempo abbiamo una trama compatta, così compatta che ci permette di dire che non succederanno degli allentamenti nel tempo, la tela rimarrà sempre stabile. Questo è molto importante, appunto, proprio per il mantenimento dell'opera nel tempo. Qui stiamo, ecco, facendo una mano di gessatura. Come vedete la tela è già bianca perché ci sono già altre mani. Vengono date dalle 3 alle 7 mani di gesso per coprire le asperità della tela. Essendo irregolare ha bisogno di più mani molto molto fine che poi vengono scartavetrate, e alla fine abbiamo una tela molto molto liscia e dove il pennello scorre in maniera molto naturale. Dalla gessatura poi si passa alla realizzazione in pittografia, che ovviamente è l'unica parte che rimane un segreto dell'azienda da sempre, un nostro brevetto, ed è un nostro orgoglio perché ci permette di trasferire colore da pittura direttamente nella tela. Successivamente facciamo Il ritocco dell'opera. È molto complesso perché siamo costretti ad andare dietro quello che ha fatto un artista, in questo caso il Caravaggio, quindi immaginate la difficoltà. Qui una nostra artista sta facendo la parte del rosso, quindi non usa nessun tipo di lente o di apparecchio per l'ingrandimento, perché sono le parti più basiche, no? Le parti più dove non ci sono dettagli particolari da riprendere. Invece in questo caso stiamo facendo le parti del volto e abbiamo delle speciali lenti che ingrandiscono dalle 3 volte alle 3 volte e mezzo un'opera, e quindi riusciamo a vedere perfettamente i dettagli più piccoli. In questo modo, piano piano, riusciamo a ricreare perfettamente, senza nessun tipo di irregolarità, qualsiasi dettaglio. Immaginate gli occhi, soprattutto gli occhi, dove magari è facile andare a rovinare l'estetica, no, del quadro. Basta che una pupilla venga fatta di una parte di millimetro spostata a destra o a sinistra, già il quadro cambia.
Quindi ogni opera ha una sua storia, ha una sua lavorazione, ci vuole tanta preparazione. Le artiste che vedete sono preparate, si sono preparate studiando le opere originali nei musei direttamente, nei musei per i quali lavoriamo, quindi parliamo del Louvre, degli Uffizi. Questa è una fortuna, poter studiare direttamente l'opera e la pennellata nel posto, direttamente con l'originale. Da qui poi passiamo alla messa in cornice. In questo caso voi siamo nella fase dove mettiamo i chiodi che fissano la tela nella cornice, in maniera tale da garantirne la tenuta anche nel trasporto. Ok, Sonia, basta così. Qui vedete c'è la targhetta della numerazione. E vedete anche queste zeppe nel telaio che permettono di tendere la tela nel caso in cui si allenti. C'è anche un altro metodo, un altro segreto per ritendere la tela nel caso in cui